sono Valentina e benvenuti nel mio nuovo video. Allora ragazzi, buongiorno, buongiorno. Allora, dunque, che dire, siamo arrivati al 4 maggio e diciamo una piccola svolta, insomma, per tutti noi. Anche perché finalmente, ma con le restrizioni che ricordiamo ci sono sempre, però possiamo finalmente iniziare ad uscire di casa e andare a fare quelle cose che da 2 mesi a sta parte non siamo più riusciti a fare, come per esempio andare a trovare i nostri parenti. Dunque, allora, mi vedete vestita diversa perché? Perché stamattina sono uscita e... Siete curiosi di vedere dove sono andata? Perfetto, allora adesso vi lascio un attimino vedere gli sketch di stamattina e noi ci vediamo dopo. Allora ragazzi, buongiorno. Iniziamo questo vlog nel mio bagno perché oggi è il 4 maggio, infatti ho una maglietta diversa. Sono veramente emozionata perché per la prima volta esco di casa dopo quasi 2 mesi. Ricordo, io sono a casa praticamente dal 11 marzo che non metto piede fuori casa. Oggi è il 4 maggio e sono passati 50 giorni, quindi mi sono svegliata di vena buona, molto di vena buona. Mi sono lavata, mi sono vestita tutta entusiasta ed è per questo che vedete una maglia nuova che non rientra né tra le magliette io resto a casa né con l'abbigliamento di casa. E insomma sono emozionatissima, tranne per una cosa, che insomma devo andare in farmacia perché ieri mattina mi sono svegliata con un male fortissimo a tutta questa metà della faccia, anche dietro, tutta questa parte qua della faccia, nel mio cranio, tipo addormentata, mi formicolavo, mi sentivo cadere, cioè nel senso mi sentivo così sciogliere, mi sentivo creare l'occhio, insomma tutto subito mi è venuto veramente panico totale. Ho detto oddio, ma cosa mi sta succedendo? Poi caso strano, ieri sera verso le 7 stavo parlando con mia mamma che mi faceva male perché avevo l'occhio pesantissimo, avevo tutta questa parte delicata, tra l'altro se tocco mi brucio da morire, e ho scoperto di avere una piccola nocciolina, mi è spuntata una nocciolina, una pallina sottocutanea, anche abbastanza grande, proprio dietro l'orecchio, proprio qua dietro, all'attaccatura tra l'orecchio e il collo praticamente. E mi fa un male cane che non vi dico, ma tantissimo, mi sento tutta questa parte qua orribile. Infatti ieri mia mamma ha chiamato la guardia medica per sicurezza, gli ha detto che praticamente questa qua dovrebbe essere una ghiandolina delle orecchie comunque, che si è infiammata e che è normale che io abbia male e non mi senta tutta questa parte qua, perché comunque quando si ammala l'orecchio... Beh, considerando che ho finito di nuovo gli antistaminici, vado in farmacia, vedo di farmi dare qualcosa, anche perché per il momento ho preso soltanto del cortisone e dell'Oki, sotto consiglio della guardia medica, e insomma stamattina vediamo un pochino e andiamo a fare qualche giretto. E la sola idea di mettere il piede fuori casa, ve lo giuro, mi emoziona tantissimo e voglio portarvi con me proprio anche per vedere l'effetto, no? Questa reazione dopo 50 giorni di uscire di casa. Vediamo un po' che cosa succede in mezzo alle strade qua, il 4 maggio. Quindi adesso ci prepariamo, non mi trucco tantissimo perché tanto devo mettere la mascherina. Poi vi ho detto, sta parte qua è tutta addormentata e mi brucia il tatto, quindi eviterei di andarci a mettere chissà che cosa e usciamo finalmente di casa. Allora, mi preparo velocemente e continuiamo la nostra conversazione dopo, quando sarò truccata e mi sarò fatta trucco e parrucco sostanzialmente, ok?
Allora, cosa importante, vado a compilare l'autocertificazione, così almeno anche qui siamo a posto. E niente, mi metto le scarpe, mi metto il giubbotto, compilo l'autocertificazione e siamo pronte per uscire finalmente di casa dopo più di 45 giorni. Non vedo l'ora. Dunque, questo è il mio outfit, molto sexy con la mascherina e i guanti, però dobbiamo farlo. Guardate, siamo pronti, andiamo. Ora siamo fuori, che bello, l'aria è pulitissima, è qualcosa di... penso di non aver sentito mai un'aria così pulita qua a Torino. Per strada c'è tanta gente con le mascherine e guanti come noi, tanta gente che invece è senza nulla, tanti gruppi di persone, questo sì. E adesso mi dirigo verso Acqua e Sapone, finalmente ci posso andare a comprare un pochino di cose perché visto che ci sono tante offerte. Comunque vi porto con me e vi faccio anche vedere, se riesco, un pochettino qual è la situazione qui a Torino. Ho notato tra l'altro che c'è pochissimo polline, il che è strano perché essendo allergica gli starnuti sarebbero partiti a non finire, però che meraviglia, gli alberi sono in fiore, ci sono molte macchine rispetto a quando sono uscita più di 50 giorni fa. Però adesso continuiamo il nostro giro e vediamo. Bene ragazzi, quindi e questo è quanto, diciamo, finalmente dopo più di 40 giorni anch'io sono uscita di casa e siamo uscite di casa presto stamattina, io e mia mamma, non so, più o meno erano le 9:30 e siamo praticamente tornate a casa adesso che è mezzogiorno praticamente. Ci siamo fatti una bella camminata, siamo andati da Acqua e Sapone, anche perché comunque sia le code fuori dai supermercati continuano ad esserci, si entra sempre un tot di persone alla volta, però insomma è stato bello prendere finalmente una boccata d'aria, sono veramente contenta. Dunque, a questo punto io vi mostrerei i miei acquisti da Acqua e Sapone, il primo video in cui vi faccio vedere dei prodotti di Acqua e Sapone, perché sostanzialmente ho aperto il canale e 10 giorni dopo siamo entrati tutti in quarantena, quindi non abbiamo potuto fare chissà che cosa, insomma, in quasi 3 mesi a sta parte, perché tra pochissimi giorni, tra 3 giorni, ragazzi, il mio canale sono 3 mesi che è aperto, quindi insomma. Allora, dunque, la spesa di Acqua e Sapone, vi dico subito che è divisa in due parti, perché? Perché ovviamente si può entrare uno alla volta, nel senso non possono entrare 2 persone del nucleo familiare, una persona a famiglia, questo lo sapete. Per cui è entrata prima mia mamma e poi sono entrata io. Allora, iniziamo. Visto e considerato che non è proprio uno svuota la spesa come quelli del Lidl, insomma, lo facciamo un pochino più ravvicinati. Allora, innanzitutto un pacco di mollette, perché ragazzi, le mollette spariscono. Io non so come fanno a sparire, ma spariscono e non sappiamo perché. Poi abbiamo preso questi acciuffapolvere, che molte di queste cose erano in offerta, quindi ne abbiamo anche approfittato un attimino. Poi abbiamo preso questa ampolla con oli essenziali, perché tempo fa al Basco avevamo trovato un diffusore che andava a pile ed era automatico, mi sembra che durava 45 giorni, poi c'è stata la quarantena, una cosa e l'altra, e abbiamo trovato la ricarica perfetta, così adesso lo rimettiamo subito. Ed è aromatizzato vaniglia e fiori di ciliegio.
quindi ci sta da Dio. Poi abbiamo preso i miei assorbenti con le ali, perché con gli altri proprio non mi ci trovavo. Poi abbiamo preso un kit cattura polvere. Tra l'altro mi piace molto il pack, mi piace tantissimo. Ci sono 5 piumini usa e getta. Il kit contiene un manico ripiegabile e 5 piumini, perciò direi che ci sta come acquisto per la casa, è utile. Poi un altro di assorbenti in cotone, addirittura hanno fatto bio, il cotone bio, vabbè. Poi le salviette struccanti, per me più che altro, perché sennò a volte consumo veramente un sacco di dischetti con l'acqua micellare, che ne consumo tantissimi, quindi non so quanto convenga. Poi abbiamo preso questi panni umidificati per i pavimenti e sono secondo me una genialata pazzesca, ma nel vero senso della parola, ragazzi, perché comunque sia, tu spazi, passi l'aspirapolvere e poi ci passi questo, meglio di così. Ci sono 12 panni e sono aromatizzati a eucalipto e vaniglia, ottimo acquisto anche questo. Poi abbiamo preso dei panni per i mobili, sempre cattura polvere, con la cera sta cera qua, insomma, sta roba. Poi dunque abbiamo preso l'alluminio, che c'era finito, e la carta fritti. Praticamente sono dei fogli di carta assorbente per quando uno frigge le cose, e secondo me sono molto molto meglio rispetto allo Scottex che usiamo di solito. Poi abbiamo preso le pagliette, perché l'altra si era fatta brutta, anche se comunque sia queste qua a me non piacciono, ma non le fanno più come una volta. Ormai queste qua le fanno tutte che le usi 3 volte e poi le devi buttare, però vabbè. Poi un altro kit, stavolta però è verde, guardate quanto è carino. Qua ci sono solamente 10 piumini usa e getta, mentre invece in questo c'era anche il manico, questi sono solamente i panni. Infatti vedete la differenza? Uno è verde e uno è rosa. Poi altri prodotti per la casa, abbiamo preso lo Scottex, ok? Lo Scottex al limone, vedete quanto sono grandi, sono 2 rotoli belli belli grandi. E poi ancora abbiamo preso delle saponette che avevamo finito, almeno io ho finito quelle della mia alla pesca, e sono saponette con l'oliva e ce ne sono 3 dentro. Allora, questo qua in realtà è uno sfizio, è un portarotolo di Scottex che, vedete, ha le ventusine e si appiccica al muro. Visto che il nostro si era rotto, l'abbiamo trovato, è carino, è sfizioso, e poi ormai lo sapete, a me e mia mamma piacciono tutte le cose un po' particolari e l'abbiamo preso. Poi abbiamo preso, dunque, il Vim in polvere, tipo la Calinda, che è molto molto utile soprattutto per pulire lavandini. Poi abbiamo preso la pellicola cookie, che quando sono in offerta prodotti così ne vale veramente la pena, ve lo posso assicurare. Poi altri 2 rotoli di Scottex, però questi qua sono ultra assorbenti e sono anche belli belli grandi, guardate, anche questi sono due bei rotoloni, si può dire. Tra un po' non mi vedrete più, sarò immersa dai prodotti. Poi abbiamo preso la candeggina classica, perché comunque sia la candeggina adesso anche al Lidl si fa un po' di fatica a trovarla di nuovo. Poi il lavapiatti, il detersivo per lavare i piatti Nelson con carboni attivi, azione extra sgrassante. Non l'abbiamo mai provato questo, per cui non vi so dire com'è, però diciamo che va bene. Poi abbiamo preso questo, il Genio Più, vetri e cristalli, era in offerta a 79 centesimi, per cui ho detto, bah, ma prendiamolo, insomma, 79 centesimi. Idem per questo, Genio Più, pavimenti, pulisce a fondo igienizzando, e questo qua è il profumo di fiori e frutta. Allora, questi sono i prodotti per la casa finiti, quindi è la spesa casalinga di cui si è occupata mia mamma,
E diciamo che ci sono 35 euro di spesa qua sopra per un totale. Adesso, sempre da acqua e sapone, vi faccio vedere quello che ho acquistato io, a parte il volantino in omaggio. Allora, ho preso il deodorante, questo qua della Borotalco, col tappo verde, perché è quello con cui mi trovo meglio. L'avevo finito e quindi me lo sono andata a ricomprare, che è l'unico proprio che mi piace. Poi mi sono presa una crema detergente viso alla pesca, era in offerta, ragazzi, che vi devo dire, i piccoli sfizi non me li faccio mai mancare. Poi schiuma per i miei capelli mossi, perché a quanto ho capito li porterò mossi per un bel po', perché a Gabriele piacciono, poi alla mia famiglia piacciono di più così naturali, e quindi ho detto vabbè, prendiamo la schiuma almeno per un po', li tengo mossi. Adesso passiamo alla parte interessante, perché a parte questi tre prodottini, la mia spesa essenziale è stata per Shavi, per il mio gattone. Allora, che tra le altre cose ho preso anche questa sabbietta per tutti i gatti, questa non è solo esclusiva per Shavi, no. Non l'ho mai provata, questa qui di acqua e sapone. È un pacco da 5 kg e non lo so, la proveremo, insomma, se i miei gatti l'accettano, vediamo. Comunque, extra agglomerante, va bene. Allora, per Shavi ho preso queste crocche con tacchino e verdure, ed è un pacco da 375. Ovviamente, premessa, perché dico che sono prodotti per Shavi? Sono prodotti per Shavi per il semplice motivo che lui, essendo sterilizzato, l'unico gatto sterilizzato in casa, e poi vabbè, togliendo il fatto che il mio amore è più grande, quindi tutte le attenzioni vanno rivolte a Shavi, comunque essendo sterilizzato io preferisco dargli solo ed esclusivamente cibo che va bene per i gatti sterilizzati, anche perché il pelo gli rimane più lucido, e insomma, non per questo però gli altri gatti non voglio bene, ci mancherebbe, però Shavi ha qualche come dire, attenzione in più particolare da parte di mamma, che sarei io. Quindi questi, e io ho preso anche queste crocche qua, che le avevamo già viste, le avevo trovate probabilmente a Panorama se non vado errato, e praticamente sono con pollo del miglior gatto per sterilizzati, ed è un pacco da 400 grammi, quindi abbiamo preso due pacchi di crocche, gusti diversi. Poi, allora, ho trovato queste bustine della Purina Gourmet, e con vitello e anatra. Allora, siccome Shavi va matto per l'anatra, è proprio quello che gli piace di più come cibo, ne ho presi 4 pacchetti di questi. Dunque, ho trovato, sempre per Shavi, della Sheba, queste scatolettine qua. Anche queste gliele ho prese con l'anatra, però è con coniglio, anatra e verdure, queste scatolette qua, e gliene ho prese 3 così, con l'anatra, verdure e coniglio, e una per fargli provare il patè della selvaggina, non l'ha mai provata, quindi gliene ho presa una per fargliela provare. Allora, poi ho preso delle scatolette sempre della marca delle crocche miglior gatto, con manzo, fegato e carote, anche perché un po' di verdure non gli fanno male, e gliene ho prese 4 così. Poi, allora, lui non digerisce tanto il salmone piuttosto che il merluzzo, però ho provato a prendere due di queste scatolette qua, che sono con pesce azzurro e gamberetti. Lui va matto per i gamberetti, chissà da chi ha preso, ovviamente dalla sua mamma, e quindi gliene ho prese due per fargliele provare. Se le digerisce bene, se no vuol dire che proprio il pesce lui non lo può mangiare. Bene, allora, questa era tutta la nostra spesa inerente da acqua e sapone. Tutti i prodotti molto interessanti, i prodotti casalinghi tutti in offerta, ve lo ricordo. E ovviamente la spesa per Shavi era d'obbligo. Allora, prima però che ve ne andiate, io ho veramente piacere che aspettate un attimino, perché vi devo dire, ieri sera, dopo che abbiamo pulito il frigo, dopo che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, ieri pomeriggio mi sono dedicata,
nella preparazione di una cosa che per me è veramente importante e ci tengo tantissimo che voi la guardiate. Perciò vi lascio un attimino vedere che cosa ho combinato ieri e ci rivediamo tra pochissimo. Allora, ho preparato un impasto per fare una torta, la torta di mele. Gabriele ha già tagliato le mele, quindi adesso le vado ad aggiungere all'impasto. La ricetta, io vi ricordo che la trovate nel video, e magari vi lascio la bandella, della torta di mele in padella top o flop. Ok, riempiamo la padella con il burro, abbiamo preso questa padella qua, ci mettiamo lo zucchero e niente, io per ora vi saluto, finisco di fare questa torta e ci vediamo alla fine, quando sforneremo, tireremo fuori la torta dalla padella e vi dirò il motivo di questa torta per festeggiare il 4 maggio. Ci vediamo dopo. Allora, come avevo promesso, eccoci qua con la fine della nostra torta. Mi dispiace solo che non ho lo zucchero a velo da poterci, insomma, spargere sopra, però adesso ve la faccio vedere. Aspettate che la prendo. Ia! Ed eccola qui, torta di mele, è tutta caramellizzata sopra grazie allo zucchero di canna della padella. E adesso vi spiego il motivo. Questa torta è stata fatta e pensata per lunedì 4 maggio. Perché? Che cosa succede lunedì 4 maggio? È un avvenimento importante perché comunque sia inizia la fase 2, quindi siamo liberi di uscire. È una cosa molto bella, finalmente si può camminare, insomma le restrizioni ci sono ma sono molto molto meno, quindi è una giornata molto importante. Scherzo, ma mica per questo, ma chi se ne frega, no? Allora, io ho pensato di fare questa torta di mele oggi, lo so è tardi, forse un po' buio, mi vedete un po' buia perché sono le 7:30 di sera. Insomma, cuocendola in padella ci è voluto un pochettino di più, però ho voluto fare questa torta pensando a Veronica, perché sì, oggi è il compleanno di Veronica del canale, ricordiamo sempre Veronica BRT, per cui, ah giusto, candelina, amica non l'accendo perché non va bene, non va bene, quello lo devi fare tu. Però insomma, auguri amica, volevo farti, cioè ho pensato di fare questa torta perché comunque siamo lontane, non ti posso festeggiare fisicamente, però volevo in qualche modo comunque regalarti un piccolo momento anche da parte mia. Perciò amica mia, che tra l'altro ti porti benissimo gli anni che hai, adesso sto parlando direttamente con te, però insomma dovrei parlare con le persone che mi stanno guardando, quindi non lo so, spero che apprezzi il gesto perché davvero l'ho fatta solamente pensando a te. Mi dispiace che non riesci a assaggiarla, non te la posso neanche mandare via telematica. Comunque ci tenevo in particolar modo a fare questi auguri particolari a Veronica, che vi invito ad andare a vedere il canale, vi lascio la bandellina qui sotto, qui, e ad iscrivervi, perché è veramente una donna, stavo per dire ragazzo, cioè nel senso sei una ragazza, è una ragazza, però comunque è una donna, veramente di cuore, stupenda, e che ripeto, sono felicissima di aver conosciuto, abbiamo stretto un legame veramente bellissimo, di cui ne vado veramente fiera e onorata tra l'altro, per cui andate sul suo canale e lasciatele un commento di tanti auguri, ci tengo in particolar modo, veramente. Allora, niente, io ci tenevo a fare questa cosa qui, ci tenevo a fare degli auguri speciali a Veronica e ripeto, spero che, insomma, anche se siamo lontane, questo gesto ci faccia sentire un po' più vicine, soprattutto per il giorno del suo compleanno. Detto ciò ragazzi, io vi lascio qui. Ancora tanti auguri a Veronica e
Un bacione grande grande e un bacione anche alla sua piccola principessina. Ebbene ragazzi, sì, oggi 4 maggio è il compleanno di Veronica. Vi lascio qua sotto del canale Veronica BRT. Quindi ci tenevo, l'avete sentito, avete visto, ci ho messo tutta la serata, ho finito veramente tardissimo anche nel girare quel video, perché sapete, in padella le torte ci mettono molto di più rispetto al forno, quindi è stata una procedura un po' lunga. Però insomma ci tenevo e ne approfitto oggi, proprio che è lunedì, che è il 4 maggio, a farle ancora tantissimi auguri. Veronica, ti mando ancora un bacione grande, festeggio il tuo compleanno con te anche se sono lontana. Detto questo ragazzi, il video di oggi può anche finire qui, abbiamo fatto tante cosine insieme, siamo anche usciti di casa per la prima volta. Io vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi già al canale, schiacciate quel bel pulsantino rosso, mettete un bel pollice in su se il video vi è piaciuto, commentate, mi raccomando commentate sempre. Voglio sapere che cosa ne pensate dei prodottini che abbiamo preso da acqua e sapone e se mi potete consigliare qualche prodottino per la casa comprato da acqua e sapone. Io vi ricordo anche di seguirmi sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram, che vi ricordo ho 3 profili, e ne approfitto per dirvi che fino al 10 maggio con Avon la spedizione è gratuita sopra un ordine di 25 euro sul mio negozio Avon Store, che vi lascio giù sotto nell'info box e anche nei commenti. Quindi mi raccomando, se non avete ancora pensato a cosa regalare alla vostra mamma, visto che la festa della mamma si avvicina ed è proprio il 10 maggio la festa della mamma, io vi consiglio di andare a scoprire e a vedere le tantissime offerte dei prodotti Avon che sono per voi. E se ne volete sapere di più, seguitemi appunto sul mio profilo Instagram di vale_consulenteavon, dove potrete trovare sempre informazioni inerenti ai prodotti in offerta e in sconto solamente per voi. A questo punto ragazzi, io vi lancio un grandissimo bacio, ci vediamo domani per un altro divertentissimo, simpaticissimo video insieme. Ciao a tutti!